Uno spunto di riflessione sulle criticità che gli allievi possono vivere nel contesto scolastico durante l'adolescenza. Supportare gli alunni in difficoltà è il nuovo prezioso manuale scritto da Gianfranco Salvatore Bonanno, assistente sociale, docente dell'Istituto Professionale Federico II di Enna, dove è anche referente per la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile. Un testo che rappresenta un punto d'inizio per il processo di insegnamento e di apprendimento e che analizza le difficoltà che sono causa di svantaggio e sofferenza emozionale. Ascoltiamo le parole dell'autore. È un testo che appunto parte dalla mia personale esperienza e che analizza quelli che sono i bisogni più o meno temporanei che studenti e studentesse possono vivere nel contesto scolastico, ma all'interno chiaramente della fase evolutiva. Delle situazioni che se non attenzionate, delle dinamiche sociali che se non attenzionate, rischiano un po' di andare ad inficiare quello che è non solo il successo scolastico formativo, ma anche la serenità e l'equilibrio dei ragazzi. È chiaro che utilizzando una metafora, quell'assordante silenzio che provoca ovviamente la sofferenza può in un certo qual senso andare a destabilizzare quello che è appunto la serenità dei discenti. Quali sono le problematiche attraverso lo studio che lei ha realizzato più comuni in questa fascia delicata di età? Sicuramente sono quegli atteggiamenti che possono in un certo qual senso andare a incidere a livello emozionale negli studenti e che ovviamente provocano una sofferenza emozionale. Sono quegli atteggiamenti che se non tamponati, se non arginati, rischiano chiaramente di diventare anche manifestazioni antisociali e quindi dei precursori, per esempio, di bullismo o ancora di cyberbullismo, visto ovviamente il linguaggio digitale di cui adesso ci incamminiamo. È chiaro che queste situazioni devono essere ben tamponate, ben arginate, perché, ripeto, altrimenti si rischia di destabilizzare questi alunni che devono essere supportati. È chiaro che loro sono la centralità dell'azione non solo didattico-educativa, ma proprio dell'intera comunità scolastica, perché rappresentano ovviamente il nostro futuro e diventa anche una valida risposta nei confronti anche dei genitori. Il libro è possibile poterlo acquistare direttamente dalla piattaforma Amazon e si avrà appunto l'opportunità di riceverlo direttamente a casa. Uno strumento di lavoro è come arricchire la nostra cassetta degli attrezzi e quindi è uno strumento di lavoro che dà delle importanti indicazioni, indicazioni ovviamente metodologiche, educative e didattiche. Il professore Bonanno presso questo istituto ha assunto un ruolo determinante e importante perché proprio supporta gli alunni in difficoltà e non solo. È importante proprio perché dà degli spunti di riflessione, ma anche degli spunti operativi su come e cosa fare nel caso in cui ci si trova dinanzi ad alunni che manifestano dei comportamenti che ovviamente lasciano intendere che dietro c'è una sofferenza. Il professore Bonanno, nello specifico, perché è l'autore di questo prezioso manuale, è docente e referente, funzione strumentale e si occupa proprio del disagio giovanile.